Fabrizio Corona individua nel tradimento di Alice Campiello con Andrea Iannone la causa della fine del suo legame con Alvaro Morata. Mentre lei nega, Elodie reagisce con grande savoir-faire. Quando una coppia che ha avuto un legame felice e duraturo sceglie di separarsi, c'è sempre qualcuno che, mosso da invidia o dal desiderio di rivalsa, cerca di seminare ulteriore zizzania fra le parti. E come ci riesce? Inventando un tradimento e magari mettendo in mezzo una terza persona che a sua volta ha un legame sentimentale, con il risultato che alla fine le persone scontente sono ben quattro. Moltissimi hanno questa sgradevole abitudine e, nel caso di Alice Campiello e Alvaro Morata, che da poco si sono detti addio, il lestofante di turno è guarda un po' Fabrizio Corona. Ovviamente la fine dell'amore fra Alice e Alvaro ha lasciato di stucco gli appassionati di gossip e i follower della bella influencer veneta, anche perché il buon Fabrizio ha rivelato che la Campiello avrebbe avuto un'illecita frequentazione con Andrea Iannone quando questo era già legato sentimentalmente a Elodie. Proprio la scoperta dell'infedeltà di Alice avrebbe fatto naufragare un'unione che fino al giorno prima sembrava fortissima. Ecco la dichiarazione di Corona, la secca rottura dopo che un collega calciatore ha spifferato a Morata che la moglie lo avrebbe tradito con Iannone. Peccato che il noto motociclista Iannone teoricamente stia, e stesse anche all'epoca, con la cantante Elodie. Quindi saremmo di fronte a un duplice tradimento. Questa potrebbe essere comunque l'unica plausibile verità, visto che per tutta l'estate hanno dichiarato amore e di colpo si sono lasciati. La reazione di Alice Campiello ed Elodie alla bugia di Fabrizio Corona. Alle infamanti parole di Fabrizio Corona, Alice Campiello avrebbe risposto su Instagram, dicendo di non conoscere di persona Andrea Iannone. Ma non l'ho mai visto in vita mia, mi piacerebbe vedere le foto. Tempo fa Alice Campiello aveva anche smentito i tradimenti di cui qualcuno aveva accusato Morata, che è padre dei suoi quattro figli. E Andrea Iannone ed Elodie come si sono comportati dopo la sparata di Corona? Lui ha preferito mantenere il silenzio, mentre lei proprio non ha resisto a commentare. La splendida cantante non si è arrabbiata né intristita, ma, contattata dal settimanale Oggi, si è fatta una sonora risata, il che significa che fra lei e Andrea le cose vanno benissimo.